amici argentini di Eco Italiano, buona Pasqua, benvenuti in una nuova puntata di Cooking with Opera Classica, dove vi preparo coniglietti di Pasqua e vi racconto qualche curiosità sulla Bohème di Puccini. Allora, cosa serve per questa ricetta super veloce e facile? Un rotolo di pasta frolla rettangolare, crema di nocciole, ovette a cioccolato, carta forno e zucchero al velo. Iniziamo subito. Io ho messo nella teglia la carta forno con la pasta frolla rettangolare. Adesso vado a spalmare sul rettangolo della pasta frolla la crema di nocciole. Forse, molto forse. Ok, questo è il risultato. Ora, prima di andare al prossimo passo, vi racconto una curiosità sulla Bohème di Giacomo Puccini. Nel tardo autunno del 1880, Giacomo Puccini studiava al Conservatorio di Milano. Allo studente 22enne la grande città piacque subito. Alla trattoria Excelsior incontrava Catalani e Mascagni. Viveva modestamente in una stanza che dopo un anno gli toccò dividere con un cugino e col fratello Michele, iscritto anche lui al conservatorio. Coabitò anche con Mascagni. Un ambiente da bohème, gelido d'inverno, come scriveva allo zio, chiedendo un contributo per acquistare una stufa. La spesa per la stufa non è grande, ma quel che mi dà a pensare è il carbone, che costa tanto e in capo al mese monta qualche soldo. Come per altre opere, anche per Bohème Puccini si faceva ghermire dalle situazioni reali, trasferendole sulla scena con accenti di verità. Adesso prendiamo il rettangolo con la carta forno e pieghiamolo a due. Ok, aiutiamoci con la carta forno a farlo combaciare bene. Ecco qui. E adesso andiamo a tagliare in verticale delle striscette. In questo modo. Adesso prendiamo ognuna di queste striscette e facciamo questa operazione. Prendo praticamente l'impasto e gli do la forma di una sorta di coniglietto, così. Adesso prendiamo un po' di carta forno e facciamo delle piccole palline da andare a mettere nel foro del nostro coniglietto in modo che il buchettino non si chiuda. Questa ricetta l'ho trovata su TikTok. Sotto questo video vi metto ovviamente il link del canale ufficiale. Una volta finita questa operazione, i nostri coniglietti sono pronti e andiamo a metterli in forno a 180 gradi per 20 minuti. Prima di infornarli vi do un'altra curiosità sulla Bohème di Giacomo Puccini. Puccini non andò a Parigi, al Quartiere Latino, per conoscere da vicino l'atmosfera della Bohème di Murger, un ambiente di artisti liberi ma squattrinati. Sapeva che la Bohème poteva esserci dovunque, a Parigi come a Milano o a Torre del Lago, e che contavano i sentimenti e i comportamenti dei personaggi. La scelta si rivelò esatta anche per merito dei due librettisti, Illica e Giacosa, letterati con le carte in regola.
Adesso andiamo a infornare i nostri coniglietti di Pasqua e a dopo per la parte finale di decorazione e la prova assaggio. Ho sfornato i coniglietti di Pasqua e mi sono portata un po' in avanti, ci ho fatto già una spolverata di zucchero al velo. Eccoli qui, poi dopo ve li inquadro meglio altrimenti cadono. Prima di passare all'ultimo tocco e alla prova assaggio, vi do un'altra curiosità sulla Bohème di Giacomo Puccini. Ma durante la genesi di Bohème, Giacosa dava segni di insofferenza. Si sentiva perseguitato dalle imposizioni di Puccini, che di continuo cambiava richieste: correggere, tagliare, riappiccicare, gonfiare a destra per smagrire a sinistra. Che esagerazioni, brontolava il librettista con Giulio Ricordi. Per 3 volte minacciò di piantare la partita a metà. Alla fine dovette ricredersi. Puccini, davvero bravissimo, ha sorpassato ogni mia aspettativa, diceva l'editore. Adesso in ognuno di questi piccoli coniglietti, quindi nel foro che abbiamo creato, andiamo a metterci un ovetto di cioccolato. Eccoli qui. Eccoli qui. Andiamo a fare la prova assaggio. E adesso andiamo a fare la prova assaggio. Mettiamo la pasta. È buonissima. Grazie per aver seguito questa nuova puntata di Pasqua di Cooking with Opera Classica, di Pasqua ma anche di Pasquetta. Spero che questa puntata sia stata di vostro interesse. Abbiamo preparato dei coniglietti di pasta frolla, Nutella, ovette, zucchero vanigliato, insomma un dolce molto semplice di Pasqua. Io spero che questa puntata vi sia piaciuta, abbiamo anche raccontato delle curiosità sulla Bohème di Puccini, il libro e Giacosa. E auguro a tutti buona Pasqua e alla prossima puntata di Cooking with Opera Classica. Buona salute e buona musica a tutti. Ciao, buona Pasqua!